Vai. Record, ecco, siamo registrati. Intanto se ti vuoi presentare, vuoi introdurti. Vabbè, ciao a tutti, ciao Ale. Io sono Ale Conti, canto con Trick or Treat, Twilight Force attualmente. E, insomma, qualcuno mi avrà riconosciuto, forse no, non so. Siamo nel giro dei cantanti rock italiani, dai, che metà del rock. Sì. Cazzo, quello sulla tua testa è il castello di Grayskull. Sì, il Lego di... Ah, il Lego. Sì, è un mega Construx. Si entra subito nel vivo del nerdismo. Sì, no, perché siccome ce l'avevo in garage, i miei genitori l'hanno regalato, il figlio dei vicini di casa, mi sono incazzato come una scimmia perché era mio. È la storia comune di tutti, che avevamo un patrimonio e i nostri genitori l'hanno dilapidato così a caso. Regalandolo, tra l'altro, cioè neanche... Sì. Che Vabbè, niente, no. Vergogna. Quindi va bene, grazie di nuovo per aver accettato questa chiacchierata molto leggera, molto tranquilla, come dicevo. Sono un po' impacciato nelle vesti di intervistatore, infatti rendiamola proprio una chiacchierata, che è più facile. Ti chiedo per iniziare, quali sono i tuoi punti di riferimento a livello musicale? Chi ti ha influenzato più di altri, gruppi preferiti, cantanti singoli, eccetera, eccetera? Beh, vabbè, allora io ho iniziato a cantare sui 95-96, una quindicina d'anni, e il gruppo che ha fatto scattare la scintilla, mi ha fatto iniziare a cantare, sono gli Helloween dell'era Kiss, no? Quindi un po' come tutti i cantanti power metal, il maggior riferimento diciamo che è stato quello. Poi dopo, appassionandomi di musica, ce ne sono tanti altri che però come referenza principale è sempre stata quella. Poi dopo negli anni ho provato a arricchire un po' lo stile, la voce con un po' di altre influenze, no? O per rendere la voce un pochino più mia. E sì, ti potrei fare il nome di Matos o di tanti altri. Midnight in the Crimson Glory mi piaceva un sacco come acuti, come interpretazione, così. Però sì, so di non essere originalissimo a citare Kiska, ma insomma lì, facendo sto genere qua, di solito si Sì, gira attorno lì. si va lì, infatti, si va lì anche perché comunque insomma averne avuti, cioè averne tuttora dei Kiss Sì, è ancora in forma, quindi insomma se la cava, infatti, perciò buon per lui, insomma. ma se non sbaglio i Trick or Treat sono stati anche un tributo agli Halloween all'inizio? Sì, noi abbiamo iniziato la nostra carriera nel 2002 come tribute band, che era un periodo buono per le tribute band, perché potevi fare tributo ai Marduk, suonavi 2 volte al mese, Che perché bomba. tutti i locali volevano. Se te dicevi sono tributo di una seratina, te la portavi a casa. E gli Halloween, secondo me, quel periodo lì lo facevamo solo noi, ma non era una band ovviamente conosciutissima, però essendo gli unici che lo facevano, ci siamo presi una fetta di mercato e siamo partiti, sì, avendo una ventina d'anni, a fare parecchie, parecchie date a tutti i mesi, insomma, quindi nei posti anche abbastanza fighi. E poi però sì, ci siamo rotti i coglioni abbastanza in fretta di fare tribute, però è stata una bella palestra, perché adesso a tuttora diciamo che è servito come legante, no? Fare come tutte le band, all'inizio fare cover aiuta a creare un feeling, un groove, e anche per noi è servito così. Assolutamente. Tra l'altro voi poi avete fatto un tour insieme agli Halloween, se non mi sbaglio. Sì, nel Primo tour all'estero. 2010. Sì, è stato un bel tour, con Halloween è stato Varius. E quello è stato un bel sogno realizzato, quando inizi a fare tribute e poi vai a suonare con la band in cui facevi tribute. Ed Madonna. è anche un'altra cosa che ci ha fatto, cioè, pensandoci dopo, sono convinto che abbiamo fatto strabene a mollare il tributo, perché se avessimo continuato come tribute avremmo magari fatto qualche data in più, ma non saremmo mai riusciti a fare. Per dire questo tour qua. Ma è giusto, è un'evoluzione giustissima di tante band che insomma
cioè, alla fine, nulla contro i tributi, nel senso è, però effettivamente quando poi uno si scoccia, anch'io ho fatto tributo agli Iron Maiden anni fa, mai non ho suonato quanto voi, cioè, non si è voluto. Anche perché tributo agli Iron Maiden è una bella guerra, trovare le date. Esatto, cioè, è come il tributo a Vasco Rossi. Cioè, esatto, sì. Uguale. Quindi, però molto figo. No, ma infatti... Niente incontro a chi fa i tributi, io per prima li ho fatti, mi sono divertito un sacco, poi lì è molto personale la cosa, chi ha bisogno di esprimere e scrivere musica propria, fa bene a mollare e fare musica propria. Chi invece, dico, si accontenta, ma non è neanche un accontentarsi, eh. Cioè, chi gli piace farlo, fa bene a farlo. E, ovviamente c'è spazio per tutti e non necessariamente abbiamo bisogno di band che facciano musica propria e basta. No, ovvio che ci sono stati dei periodi che magari uno da musicista vedevi le programmazioni dei locali che su 10 serate, no, erano tributi e il decimo era non so chi, e allora magari sì, questo ha attirato un po' di antipatia verso i tributi, però a parte che è una cosa che poi è stato un ciclo un po' sfumato anche perché dopo i gruppi originali secondo me negli ultimi anni hanno tornato ad avere un pochino più di spazio prima della quarantena, ovviamente adesso è tutto finito. Vabbè, non sceglieremo mai più live, però insomma. Veramente però è stato bello finché è durato, dai. Sì, sì, infatti, dai, ma magari i nostri figli potranno riportare. Esatto, infatti ci mettiamo a scrivere gli album per le esatto. prossime generazioni. Esatto, esatto, potrebbe essere un'idea. Parliamo un attimino di studio del canto. So che te hai studiato, vero? Io ho studiato, secondo me, tra tutti quelli che intervisti, sono quello tecnicamente meno preparato, secondo me, perché comunque ho visto chi stai chiamando e chi hai chiamato. A sentirci non ti si direbbe a sentirti, eh? No, beh, grazie. Però diciamo che ho trovato la mia dimensione, ho studiato tanto da ragazzino, ho iniziato studiando, non... Io quando praticamente ho deciso che volevo cantare sono andato a lezione, prima di proprio stonato come da campana, non avevo mai aperto bocca, anche perché negli anni, era gli anni pre-talent, no? Io adesso ho 39 anni, ho iniziato a cantare a 15, 16, quindi sì, era 95-96, non andava proprio tanto i ragazzini che studiassero canto, era una roba come tipo... ragazzini che vogliono studiare danza classica, ti guardavano un po', perché? E dici, sì, beh. E invece c'era un perché, insomma. Però ho studiato tanto, con passione più che altro. Ho iniziato con Silvia Giusti, che è una cantante, un soprano, con impostazione lirica. Io mi sono avvicinato alla musica già con la passione del metal, però... Un po' come si fa, io faccio sempre i parallelismi tra la pittura, essendo poi anche un illustratore e facendo tatuaggi anche, ho sempre fatto il parallelismo tra la pittura e il canto, no? E penso che in tutte le arti, quando vuoi imparare, devi prendere riferimenti dalle cose un po' iniziare, no? Dai riferimenti più giusti, tra virgolette, quelli che sono considerati più canonici e più giusti. E anche nella pittura è così. Quando fai belle arti, inizi a dipingere, poi magari farai espressionismo, astrattismo, che non c'entra niente. Però per imparare i rudimenti, le basi di solito, sin dai tempi antichi, ti mettevi davanti in un museo, davanti a un quadro, lo copiavi, no? E il canto lirico l'ho considerato sempre l'impostazione più, tra virgolette, corretta. Non la più personale sicuramente, ma quella che o almeno la più costante come tecnica nei periodi, negli anni, che non è suscettibile di mode, insomma. E poi anche abbastanza vicina a quello che volevo fare. Comunque sia il metal, questo tipo di metal, power metal, un po' epico, un po' ha un vibrato che è mutuato molto dalla lirica. Vabbè, guarda, il Manowar. Esatto. Però anche proprio Kiske stesso, che poi anche Kiske penso che sia lui è diventato famoso molto giovane, ma era poi un prendeva a piene mani da Geoff Tate, di Queen's Rice, un po' da Bruce Dickinson, però sempre in postazioni con dei vibrati molto lirici e quindi mi sono avvicinato a questo stile qua che mi ha sempre appassionato molto. Poi
se non anche di Modena, che è una terra, non lo so, c'è intrinseca, no, la cosa. Certo, sì, poi negli anni dopo ho studiato un po' la corale di Carossini, a Modena, dove ha cantato anche Pavarotti da giovane, e dove il padre di Pavarotti cantò fino a poco prima di morire. Quindi, tra l'altro dicono che fosse incredibile come cantante, il padre di Pavarotti, quasi meglio del figlio, però sì. E niente, quindi ho sempre tenuto un po' questo parallelismo, però non ho mai insegnato, perché comunque nella vita mi piace fare altro, nel senso mi piace cantare, ma non mi sento né portato né dotato abbastanza a livello tecnico-teorico per dare un insegnamento giusto a tutti quanti. E poi comunque io preferisco tenere la musica come lavoro, ma lavoro live, e poi come lavoro giornaliero faccio tatuaggi, che mi piace molto. Figata, beh, sì, è una bomba. Sì, dai. Così non ci si annoia meno, se no a volte magari se mi rompe i coglioni di cantare dopo un casino. È vero. Ne parlavo con Michele Guaitoli dei Temperance, Vision of Atlantis, tutti i suoi progetti. Sì, certo. Che lui fa 7.000 cose, cioè fa veramente, fa il produttore, l'insegnante, fa i live, fa 2.000 l'anno. E infatti dicevo, cioè, per te è impossibile annoiarti, perché sei sempre a far roba diversa, mentre sei piuttosto uno che ha impostato il suo lavoro, come me, per esempio, praticamente solo sulla didattica, perché di live ne faccio ultimamente sempre meno. Farsi 7-8 ore di lezione in un giorno, effettivamente, insomma, questo qui è un lavoro che fai solo se sei mega appassionato, altrimenti non lo puoi fare, perché non è che uno si sveglia e dice, faccio l'insegnante di canto perché non mi hanno preso la Conad. Però effettivamente arrivare da ottobre a giugno, insomma, ci vai in vacanza. Assolutamente, come tutti i lavori. Però se anch'io facendo tatuaggio a delle giornate dico, è normale. Però effettivamente l'insegnamento è un po' una vocazione. Un po' come fare anche il cassiere della Conad in questi periodi qua, che esatto, è rischioso della vita, però no, a parte quello, sì, è una vocazione che non ho tanto io, perciò non ho mai curato tanto, però visto che siete già in tanti tutti bravi, ce n'è già, no? Quindi sì, perché ce ne sono tanti, infatti poi tra l'altro in Emilia Romagna ci sono degli insegnanti e cantanti incredibili, cioè siamo proprio nella zona, sono dappertutto in tutta Italia, però cioè, nel raggio di 300 km abbiamo Michele Lupi, Fabio Dessi, Gabriele Gozzi. Nel raggio di 30 km vuoi dire. Tra l'altro, tra l'altro Fabio abita lì, tipo abitiamo a 500 metri di distanza. Ah quindi... sì? Dai. Sì, sì, siamo vicini di casa. No, e questo è una zona particolare questa dell'Emiliana, perché poi anche Giacomo Voli adesso abita in Mantovano, però anche lui è dell'Emiliana. E io ci ho pensato più volte, perché ci sono tanti cantanti che hanno una voce così in questa zona. E secondo me c'è qualcosa, non è una coincidenza, c'è qualcosa probabilmente anche nel modo di parlare, perché fa conto che, allora, io non ho mai studiato da Michele. Mm-hmm. Però sia io che Michele che Fabio, se ci senti parlare al telefono, ci scambiano la voce, no? Te Fabio, incredibile proprio. È vero, sì. Anche Giacomo ha questa impostazione nel parlato, proprio, perché secondo me è quasi una... Il parlato che abbiamo noi anche del dialetto porta un po', secondo me, una voce un po' nasale che ti porta una maschera naturale, no? Quindi è una predisposizione a un canto slanciato verso l'alto, che si confà a questo genere hard rock, rock metal, insomma, dove c'è bisogno di un po' di estensione, no? E più ci si conosce, ci si influenza l'uno con gli altri, così, quindi è anche normale che... Però sì, c'è qualcosa anche nella... Ma un po' come c'è nel, per dire... A Napoli, che parlano tutti un po' così, e poi c'hanno una parlata molto nasale e anche una mobilità vocale che nelle altre parti non hanno, no? Queste vero, cose mutuate dalla musica partenopea, che poi penso che sia una contaminazione della musica araba. Bravo, anche secondo me. E,
però hanno una mobilità che noi non abbiamo, quindi probabilmente è una predisposizione che sin da piccoli sono abituati a sentire queste melodie un po' semitonali, un po' arzigogolate, questi fraseggi, e ce l'hanno un po' questo dramma nella voce, nel senso buono. Sì, sì. Quindi, però... Sì. Infatti, no, uno dei cantanti più particolari nel prog power metal italiano, secondo me, è Mark Basile, che ha queste, certo, queste sì, frasi che non sono mai, mai statiche, tutto molto arzigogolato. Perché Mark, lo conosco bene, è un neomelodico prestato al metal, capito? Se gli senti, io saluto Mark se vede il video, se senti cantare qualcosa di napoletano, ciao. Quello, beh, certo. Infatti ho sbagliato genere, lui potrebbe vendere centinaia di migliaia di copie. sempre nel... cioè, anche lui nel giro di 30 km. DGM. È così, insomma, però è vero, è vero. Sì. Tra l'altro è molto, molto interessante questa cosa che dicevi, che in effetti della parlata che influenza il modo di cantare di vari cantanti, perché anche per esempio l'orecchio, cioè, l'altro giorno parlavo con Michele e mi diceva che ci sono, vabbè, linguaggi orientali, quelli in cui l'intonazione della parola cambia il significato, sostanzialmente l'intonazione della sillaba va a cambiare il significato. Sì, sì, sì. Così, che chi ha quel tipo di linguaggio, chi parla quel tipo di linguaggio, è più predisposto per mantenere l'orecchio assoluto, mi diceva. Quindi può essere benissimo, certo, perché è allenato sulle variazioni di tonalità. Esatto, sì. È molto interessante, molto giusto, che io sinceramente su questa cosa dell'accento che va a influenzare il parlato, il cantato, scusami, non ci avevo mai pensato, però in effetti è, se siete tutti lì ci sarà un motivo, in effetti. Ah sì, sì. E poi secondo me te ne dico anche un'altra, che non è del parlato, ma è dell'inquinamento, della pianura padana, che secondo me, questo qua potrei dire una mega cazzata e essere smentito, però è una mia opinione smentibilissima, che noi viviamo nella buca più inquinata, una delle più inquinate del mondo, quarantena parte, che adesso finalmente si respira. E per dire, sia io che Fabio, adesso Fabio mi sembra che si fosse operato al naso per respirare meglio, adesso respiri meglio, però per anni non abbiamo respirato dal naso, io tuttora non respiro, zero dal naso proprio. E anche questo ti porta, secondo me, a una predisposizione un pochino più nasale, perché già di chiuso per il suo. E io, per dire, sono abituato a stare in apnea proprio perché è una cosa a livello medico salutare pessima. Beh, sì. Infarto tra 5 anni, credo, però sono abituato a trattenere il respiro. E quindi anche a livello di emissione del suono riesco a stare, come chi si allena a fare apnea sott'acqua, che si allena trattenendo il respiro, stando sott'acqua così, è una predisposizione naturale a avere un'emissione prolungata di tono. E anche il fatto di respirare male, secondo me, influisce un po' e spinge un po' la voce un pochino più verso l'alto. Quindi potrebbe essere un lato positivo dello smog. Esatto, vedremo sempre il lato ottimista della cosa. Ma perché no? Perché no? Tutto alla fine è tutto influenza, cioè, in effetti sì. Mettici. Potrebbe essere una supercazzola, però... Potrebbe Però sì, è un mio sentore che secondo me è così. No, ma alla fine sono esperienze personali, cioè noi siamo qua a farci una chiacchierata su quel che abbiamo provato fino ad ora, quindi è giustissimo, sicuramente. Giusto, è vero, è vero. Ma adesso ti faccio un'altra domanda che esce un pochino dal mondo del canto cantato. Cosa ne pensi dei talent show? Penso che adesso, oggi come oggi, se hai 18 anni hai poca alternativa per uscire allo scoperto, almeno secondo me sono un po' in calo negli ultimi 2 o 3 anni, però ci sono stati 10 anni che effettivamente, se tu guardavi le classifiche, ma ancora un po' così, però se guardi le classifiche, in cima c'è gente di quel giro lì. Poi quanto sia genuina la cosa, quanto sia forzata dalle etichette discografiche vincolate dai contratti un po' capestro, magari non lo so, che hanno, per cui ci possono guadagnare di più sopra, non lo so. Sicuramente c'è un giro dietro che non è il massimo, però non è neanche il demonio. Ecco, poi
i talent in sé come programmi e sono anche divertenti, carini. Non tutti gli anni, però ci sono state delle edizioni oggettivamente carine e soprattutto di X Factor, anche di interessanti a livello musicale, perché quando c'era Elio o quando c'era Morgan, insomma, a livello musicale era interessante. E non sempre, però sì, a volte è anche divertente. Il rischio grosso quando hai 18 anni è pensare che quello sia l'apice, cioè che sia il punto di partenza, anzi. E purtroppo il talent show, penso il 99% dei casi, o è una stangata in bocca nei denti che ti troncano e torni a casa tra le gambe e a quell'età lì è dura, o se vai avanti probabilmente il 99% dei casi è l'apice della carriera, quando invece sarebbe naturale per l'evoluzione di una carriera farlo per gradini, no? Quindi se te parti dalla diretta sulla Rai piuttosto che su un altro canale e c'hai magari 18 anni, 20, hai fatto 3 show alle scuole delle superiori e con la band della classe, dopo tornare indietro nei club è una bella botta. Poi per 1500 o di più che ci provano, magari uno o due riescono a tenere a stare a galla e tenere anche il banco, però sì, bisognerebbe farlo con la consapevolezza che è molto effimera la cosa, che rimane per un po' dopo. E infatti io, per dire, io non ho mai fatto talent perché sono anche una generazione sbagliata, nel senso che i talent fighi, sì, io non ho mai sentito l'esigenza né di iscrivermi neanche quando avevo 22-23 anni, che c'erano già i primi talent. Però ti dirò, invece una volta un provino l'ho fatto, questo è uno scoop, però non era da cantante, sì, era la prima edizione di Italian Got Talent, e mi sono iscritto, ho fatto il provino come ventriloquo. Ma dai? Sì, facevo un pezzo di musica lirica con il pupazzo di una pecora che si chiamava Dorotea, che era la cugina di Dolly, sì, una cosa, però dopo steccava e bestemmiava durante per quello non ti hanno preso? No, infatti non mi hanno preso, però sì, sarebbe stato carino. Anche in quegli anni lì, un po' di anni fa, mi cimentavo, mi piaceva fare il triloquo, ho fatto anche qualche show con i trick che avevo. Silvano il Rettiliano, che vedi, è famoso, sì, è la parte migliore dei trick or treat. Io però mi ricordo di te con i trick con la maglietta della sfida di Amici, fantastico. Sì, sì, è stato un Italian Gods of Metal, direi, mi sembra l'Alcatraz o Live di Trezzo, non mi ricordo. Sì, poi l'ho usato anche il corallo anche una sera, sì. Ah, okay. Era gli anni un po' del boom di Amici di Maria di Filippi. Sì, no, non mi ricordo. Era maglietta Nemici, però, credo, sì, Nemici. Era. Ah, può essere, adesso sì, forse non forse ricordo male, però mi ricordo. No, era la maglietta sfida, sì, perché c'era tante belle italiane, sì, 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 e poi c'era scritto Nemici, piccolino. Ah, c'è scritto Nemici. Quello ancora nei cassetti da mangiare. È una bomba, bellissimo. Senti, ma i Twilight Force, come ci sei arrivato ai Twilight Force? Sono un gruppo internazionale. Ci sono arrivato perché loro sono sotto Nuclear Blast e sono super fan dei Rhapsody, tutto quello che gravita attorno un po' a Luca Turilli e la sua carriera. E li ho conosciuti in tour, quando ero in tour con i Rhapsody, con Luca. Loro sono super fan, ragazzi molto in gamba. Poi dopo io ho fatto sì un paio di tour mondiali con Luca e dopo, cos'è stato, un paio d'anni fa, che ha annunciato di fare la reunion con Fabio Lione alla voce, fatti gli show con la formazione originale o quasi, perché manca Staropoli alla formazione, ma comunque sia la scaletta è incentrata sui primi pezzi, e io mi sono ritrovato libero da Luca Torelli e Rhapsody perché sapevo che non avremmo fatto più niente, e quindi Nuclear Blast mi propose Twilight Force. Perché... Ah, direttamente la Nuclear Blast è stata? Sì, beh, è stato loro. Allora, io già li conoscevo, loro li avevo incontrati un paio di volte e sapevo che mi stimavano per il lavoro fatto con Luca, quindi è stata anche un po' di naturale la cosa, nel senso, comunque l'etichetta era la stessa, loro avevano il loro cantante, era appena andato via,
e erano alla ricerca, quindi insomma è stata una cosa abbastanza in realtà naturale, perché comunque è un genere che non siamo in tantissimi più a farlo, no? E c'è un motivo, perché insomma è meglio fare altro. No, vabbè, comunque nell'ottica anche dell'etichetta, un po' i Twilight Force sono considerati un po', non voglio dire gli eredi, ma quelli che raccolgono l'attitudine dei primi Rhapsody, no? Che sono stati poi i primi a mettere un coefficiente fantasy così pesantemente nella musica. E loro hanno buttato giù la briscola, perché è proprio una band che, al di fuori dei musicisti che sono molto bravi, e c'è come dire, l'elemento visivo è molto importante, perché quasi, insomma, l'avrei visto tutti i costumi, così che all'inizio era una cosa che era un po' titubante anche per quel concetto lì. In realtà è fatto in maniera divertente ma credibile, perché il rischio è quello, no? Che sei un po' passare dalla roba, il costume sul palco, la roba un po' ridicola, un attimo. In realtà poi, quando la proposta musicale è buona e penso che il progetto è credibile, è figo. E devo dire che iniziandolo a fare, poi ormai sono già 2 anni che canto con loro, è uscito il primo album come La Voce, però ho già girato un po' il mondo. Con loro è veramente figa la cosa, perché è un po' come fare un musical, no? In costume, che è una cosa molto... entra in un personaggio. E la cosa più bella è vedere la fan base, che sono matti, furiosi, e che spesso e volentieri vengono in cosplay, no? Quindi vestiti da elfo, piuttosto che da mago, piuttosto che da guerriero. Quindi è una roba che va al di là della musica, ma in questo caso qua ha un valore aggiunto. Ed è anche un po' un trend, ti dirò, che sta prendendo molto piede nelle band che stanno facendo molti live. Pensa ai Sabaton, per dire, con il discorso della guerra, o ai Powerwolf con il discorso vampiri o licantropi, no? Un pochino più orrorifico, ma dei ghost, guarda, insomma, ho anche Lacuna Coil, adesso sono l'aspetto visivo è molto più importante negli ultimi anni. E quindi sì. Adesso nelle produzioni, nelle grandi produzioni live, la musica purtroppo, o per fortuna non lo so, non basta più, cioè rimarrà sempre comunque sia la cosa più importante, gioco forza, però comincia forse a non bastare più. Un po' rischiosetto come discorso, però comunque insomma non è neanche una roba più tanto nuova, perché voglio dire, i Kiss sono Fatti, gli tanti anni, Scooper. quindi alla fine nessuno ha inventato niente, è sempre stato quel discorso lì. Ovvio che adesso se vai su in jeans e maglietta funziona, cioè sono due cose diverse, però forse c'è bisogno, non lo so, di qualcosa di più. O poi dipende dalle generazioni. Diciamo che una band di 20 anni, quello, l'aspetto scenico, può aiutare molto ad emergere. Penso anche solo ai Windrose, per stare in Italia, che sono vestiti da nani, che all'estero funzionano molto. Oppure ai Nano War of Steel, che no, non gli so dare una connotazione, però sui costumi, però Prima che funzionano gli anche atroci. loro. Sì, o anche gli Atroci, per rimanere in media. Sì. Figata, figata, bellissimo. Beh, comunque negli anni ti stai costruendo una carriera veramente di super rispetto, cioè partendo dalla tribute band, già soltanto arrivare a fare il tour insieme alla band a cui facevi tributo deve essere una roba clamorosa. Poi addirittura essere chiamato da gente come Luca Turilli, essere chiamato da un gruppo internazionale come i Twilight Force, vabbè che già eri arrivata a livello internazionale con Luca Turilli, però... Beh, diciamo che il colpo grosso per la mia carriera è stato proprio essere chiamato da Luca, nel senso che mi ha un po' svoltato. Che tra l'altro la chiamata mi arrivò da Nuclear Blast direttamente nel periodo in cui ero in tour con gli Helloween. Quindi quel tour lì in realtà mi ha svoltato molto la carriera, perché ha fatto vedere un po' alla scena internazionale Trick or Treat e mi ha fatto un po' conoscere. Luca, che stava cercando un cantante per la sua carriera solista, che poi è diventata la sua nuova band, ma all'epoca ancora non lo sapeva, e
il mio nome glielo fece Fabio Leone, in realtà, perché ci conoscevamo da anni. E poi, gioco vuole, che fortuna vuole, che cercando il mio nome in quel periodo lì, ero in tour con gli Helloween, che era una band già, non so se era una sotto Nuclear Blast all'epoca, però comunque sia, ha dato anche un effetto un po' di credibilità, secondo me, all'elemento, al cantante, perché da sconosciuto dici, ok, è uno sconosciuto che magari fa due video su YouTube, però invece no, è il tour europeo con gli Helloween, quantomeno uno che insomma, ci sta investendo, ci crede un po'. E tornato a casa dal tour con gli Helloween, mi arrivò la chiamata, poi mi sono incontrato con Luca, e con lui ho fatto tipo una quarantina di cover, mi ha fatto registrare proprio al di fuori del metal, di Albano, di Sì, di Rengaro, Albano. Celine Dion, sì. No, perché poi Luca ha una cultura al di fuori del metal incredibile, no? Quindi voleva un po' capire tutti i range possibili immaginabili, perché io quei tricordi avevo cantato solo da clone di Kiske, no? Quindi voleva, non era sufficiente per quel tipo di musica che voleva lui, quindi voleva capire se poteva andare bene o no. E è andata bene. Oltretutto, devo dire onestamente che stare in studio con Luca mi ha cambiato anche proprio il modo di cantare, nel senso che da prima, se avevo un riferimento solo come canto, se ti ascolti gli album usciti prima, sono i primi due dei tricordati, tipo Nils Candy e Tin Soldier, dove il cantato è molto monotono, se vuoi, no? Poi può piacere meno, a me piace, ascoltarlo mi piace ancora, però da cantante riconosco che è abbastanza lineare come tipo di canto. E se ascolti invece Ascending to Infinity, il primo che ho fatto con Rhapsody, la voce è molto diversa come approccio, come sfumatura, c'è molta lirica, ci sono molti soffiati, che nel tricostrito non uso mai, insomma. È una cosa proprio costruita a tavolino, siamo stati 3 settimane in studio per registrare l'album, quindi per 3 settimane erano 10 ore al giorno davvero, lì era proprio una roba che Fabbrica. tornavi a casa, sì, tornavi a casa volevi veramente fare il cassiere della Conad. Però è stato utilissimo perché comunque io non ho più cantato come prima, adesso riesco a cantare, per dire, con i Twilight Force. Uso l'approccio di canto che usavo con Luca, tutti gli insegnamenti, il mio bagaglio tecnico. Poi Tricordrita è ancora un pochino più lineare, la voce mi piace ancora tenerla un pochino più power, vecchio stile. Però, per dire, con il recente album dei Cavalieri dello Zodiaco, che si differenzia molto anche lì il canto, in realtà ho provato a sperimentare anche lì cose molto nuove. Insomma, cioè molto, nei miei limiti, insomma, ci provo. Vabbè. Poi dopo, non è che canto in growl, però, insomma, Ognuno ognuno ha la sua, ha la sua, dai. esprimersi, sa, infatti. Dai, grande, ti sto già rubando troppo tempo. Ti chiedo per Ah, finire la roba che chiedo a tutti quanti, se c'hai un aneddoto in particolare da ridere, su cui ridere, della vita in tour, in studio, cose del genere. no, tanti, che si possa raccontare, neanche uno, credo, perché ormai siamo Edulcorandoli un sposati po'. con figli. No, scherzo. No, beh, allora, il tour più figo rimarrà sempre, secondo me, proprio quello con gli Helloween. Cioè, come quando, non lo so, come anche quando fai una carriera, il periodo prima di essere, tra virgolette, arrivato, perché poi vuol dire niente, però il periodo prima, quando stai capendo che puoi farci una carriera sopra, è sempre più fresco, più, dire, più carico di emozioni, no? Quel tour lì fu un delirio per tanti aspetti, no? Un delirio perché fu figo fare il tour, ma fu un delirio anche perché ne successero di ogni tipo, più di ogni. E la cosa peggiore è che rimanemmo a piedi con il furgone in tour, perché all'epoca non avevamo il tour bus, non ci avevamo i soldi, avevamo un Ducato 9 posti noleggiato. Ti vorrei dire dove, perché così non ci andate a noleggiare lì, perché ci diedero una roba. E praticamente ci si bloccò il freno a mano e noi lo disattivammo. Eravamo a Calais, praticamente tra la Francia e l'Inghilterra, no? E praticamente, insomma, avevamo avuto 1000 casini, ci sono bruciati, e insomma, siamo rimasti senza freni in autostrada. Quindi ha rischiato la morte, sì. E per fortuna siamo rimasti senza freni su un dritto in Austria, in viaggio verso l'Italia.
quindi siamo riusciti ad andare a scemare, sai, proprio nei film quando ragazzi non vanno più i freni e i premi, insomma, è stato così, siamo rimasti proprio a bomba. Cioè, quindi voi avete lasciato l'acceleratore finché non si è fermato il... Esattamente, sì sì, è rimasto sul dritto, per fortuna, siamo... però sì, ne sono successo un po' di ogni. Poi era fatto il tour d'inverno, abbiamo fatto il tour in due tranche, una a dicembre e una a gennaio, e la prima tranche di dicembre fu quell'inverno che fu terribile, che c'erano tipo meno 16 gradi, quindi in un ducato, vabbè che in un ducato era un po' come stare in una stalla piena di animali che ci si scaldavano uno con l'altro, però fu veramente, cioè io adesso un tour così non lo farei più, perché comunque muoio dopo un giorno probabilmente, però sai, è proprio palestra quella, quando uno si dice la gavetta è quella che serve, è quella più scomoda, ma è anche quella che poi ti ricordi di più con piacere, no? Ed è un po' quella che rischi di non fare più se ti fai un talent, per dire che magari tutto quello step lì ti toglie l'esperienza e ti toglie anche l'emozione del percorso. Quindi, insomma, tante volte quando poi arrivi dici, boh, vabbè, adesso canto davanti 5.000 persone, ok? Però magari dici, boh, però sai che quasi era più figo quando cantavo davanti 50, aspettando e sperando di arrivare a cantare davanti 5.000. No, è verissimo. Quando chi è che diceva che non è importante l'arrivo ma il percorso, no? Quindi è proprio vero la cosa. È verissimo, è verissimo. Anche perché poi te le gusti, cioè... soprattutto le prime volte che riesci a fare un saltino in avanti e vedi che la cosa migliora, sono incredibili. Cioè, io non ho una carriera live assolutamente come la tua, ho avuto la fortuna magari di aprire qualche concerto di band che mi piacevano, e già lì è stata un'esperienza che mi porterò con me per sempre, anche se dovessero non portarmi nulla, cioè nel senso, se da oggi mi dicono che non farò mai più un concerto, mi dispiace, mi piacerebbe continuare a farne, però... Comunque sono cose che nessuno mi toglierà mai, ed è, come dici tu, il percorso è forse più importante dell'arrivo, poi chiaramente se c'è un arrivo, se l'arrivo è buono, tanto meglio. Però. No, ma assolutamente, se riesci a fare un mestiere, comunque è sempre bello campare del mestiere che uno vuol fare, però tante volte fare le cose, ma questo lo dico anche a chi sta cantando a livello amatoriale, che magari aspirando a diventare, però è veramente tante volte più divertente suonare al pub davanti a 15 amici che, cioè, più divertente, più divertente, no? È un po' come dire il calciatore professionista che deve andare in campo magari pagato bene, e ho confrontato il divertimento quando giocavi al parchetto con i tuoi amici, cioè, certo. Giocare col parchetto con i tuoi amici magari ti divertivi molto di più, quindi bisogna prendere con quell'animo lì, insomma. Poi se arriva qualcosa di buono, bene, sennò alla Conad cercano sempre. Esatto, rimane sempre la Conad. Abbiamo lanciato il messaggio che comunque chi non vuole, chi non ce la fa può andare alla Conad. Beh, adesso è quello del cassiere, un lavoro molto rivalutato, perché voglio dire, è quasi eroico. C'è un po' in questo periodo qua la rivalutazione dei lavori normali, come gli infermieri, i medici, che comunque hanno già un lavoro importante, sono i nuovi eroi, un po' come i pompieri dopo l'11 settembre, no? In America. Sì, sì. Stanno veramente rischiando. Con la medicina della vittoria, come se l'MD, devi vedere come sono, sembrano dei ninja, sembrano mascherine, guanti, occhialoni, sono fighissime. Sì, però voglio dire... si stanno facendo veramente il culo, un po' rischiando, più di noi che stiamo magari a casa per darci da mangiare, quindi cazzo, veramente no, ogni lavoro è sì. Tantissima roba stanno facendo con eroismo, infatti. Bene, dai, ti ho rubato veramente anche troppo tempo e ti ringrazio un sacco per questa chiacchierata. Grazie a te. Stoppo la registrazione e ti saluto meglio. Sì.